possano votare degli atti di indirizzo dei gruppi parlamentari. La risposta che ci avete dato in conferenza dei capigruppo è che non c'è tempo ora di metterlo a calendario e avete rinviato tutto a una semplice audizione in commissione congiunta la settimana prossima. Forse non ci siamo capiti. Noi non vogliamo che il ministro Pinotti e il ministro Gentiloni vengano ancora qui a raccontarci la loro ricetta che ha già fallito. Vogliamo che il Parlamento dia la sua ricetta al governo, perché fino a prova contraria questa è una democrazia parlamentare. E allora io credo che dire che si rinvia la discussione sul terrorismo a settembre, perché il calendario è pieno, quando il giovedì alle 4 ce ne stiamo andando a casa, sia assolutamente ridicolo. Grazie. Allora, deputato Di Stefano, guardi, lei ha menzionato infatti la riunione della conferenza dei capigruppo. Noi abbiamo discusso di questo tema, insieme abbiamo deciso come procedere sulla politica estera. La decisione presa è stata quella di andare avanti con l'incontro del 26 alle ore 12 nelle due commissioni difesa e esteri riunite, Camera e Senato, e rimandare a settembre una sessione speciale di approfondimento sulla tematica da voi richiesta con la lettera, cioè la politica estera. Il Parlamento discuterà nelle commissioni preposte e in capigruppo, anche la sua capigruppo, la capigruppo del suo gruppo era presente e era d'accordo con questa formula. Quindi mi sembra strano che lei protesti rispetto a questo, visto che questo accordo è stato preso da tutti i capigruppo. E quindi credo che si debba attenere alla decisione che è stata presa. Allora, adesso è iscritto a parlare il deputato Giuseppe Brescia, prego. Grazie Presidente. A mezzanotte del 21 luglio 2001 alcuni poliziotti irrompevano nella scuola Diaz e compivano un vero e proprio massacro nei confronti di cittadini inermi che in quella scuola cercavano solo un po' di riposo dopo le lunghe ore di manifestazioni in occasione del G8 di Genova. A 15 anni di distanza da quella che è considerata la più grave sospensione dei diritti umani in un paese occidentale dopo la Seconda Guerra Mondiale, siamo qui a ricordare quei fatti terribili e a chiederci come sia stato possibile che nessuno di quei carnefici abbia scontato anche un solo giorno di carcere per i gravi reati commessi. Anzi, molti di loro hanno fatto pure carriera. Pensiamo sia doveroso ricordare questa tragedia per rispetto di tutte quelle vittime che, oltre a subire quelle torture, non hanno avuto giustizia e vogliamo farlo anche per tutti quei poliziotti onesti per cui quei fatti rappresentano un'onta incancellabile e che siamo convinti sono la stragrande maggioranza all'interno del corpo. L'Italia, per i fatti della